mister, una partita strana, nel senso che sia il primo che il secondo tempo sono iniziati con due gol molto ravvicinati, poi nel primo tempo c'è stata una buona reazione da squadra di casa, nel secondo tempo forse i due gol hanno un po' chiuso la partita. Noi abbiamo iniziato molto bene già subito, abbiamo fatto 2-0, poi abbiamo avuto altre occasioni per fare gol e subito una che noi abbiamo avuto chiara, abbiamo preso 2-1 se non mi sbaglio, e lì ha dato un po' di coraggio alla squadra loro e noi un po' abbiamo sentito. Però piano piano la nostra squadra è una squadra esperta, è uscito fuori e è riuscito a portare il risultato a casa. La partita in sé è il modo di difendere questa difesa ai quadranti, diventa una partita lenta, però i ragazzi sono interpretati bene, al secondo tempo abbiamo preso poco contropiede, abbiamo sbagliato poco e siamo riusciti a portare il risultato a casa. Adesso arriva una partita che si motiva un po' da solo, no? Non c'è bisogno di motivare la squadra in questa settimana, cosa pensi che sia più importante? Guarda, io penso che la squadra sta bene, ora è arrivato il Bavaresco, dobbiamo fare prima da subito si integrare sul gruppo, anche se oggi già si è fatto vedere. E poi la partita in sé non bisogna presentazione, no? Recanati è una bella squadra, già era una buona squadra, poi hanno fatto un bel mercato, però noi non stiamo a guardare, proviamo di allenare bene e poi sabato provare di vincere e portare il risultato a casa, però sappiamo che non sarà semplice. Cosa può dare Bavaresco alla DG? Secondo me Bavaresco è stato mirato a quello che mancava un po' del nostro gioco, un uno contro uno, un uomo a assist, è tipo un universale. Bavaresco io ho avuto per 6 mesi all'Odisseia 2000.